Ragazze, eccomi qua, tornata con un nuovo video. Come promesso, ho fatto anche il video delle tinte e i rossetti viola. Se non avete visto quello delle tinte rosse, ve lo lascio qua linkato nelle schede. E niente, ho fatto una decina di swatch di tutti i rossetti, rossetti viola e tinte viola che possiedo, insomma. E niente, perché ho fatto questa cosa, dicevo, è impazzito, perché siccome trovo che i rossetti viola barra le tinte viola siano il colore più difficile da formulare, è facile cadere nell'errore e acquistare un prodotto sbagliato che non merita, insomma, i soldi spesi. Quindi ho pensato, siccome io mi sarebbe servito guardare prima un video del genere, ho pensato di farlo per evitare di comprare qualche ciofeca, come è successo a me. Non tantissimissimi, però comunque, insomma, qualcuno mi è scocciato molto, insomma, averlo acquistato. Quindi spero di potervi aiutare, nel caso volete acquistare qualche rossetto tinta rossa, no, viola. E insomma, spero di potervi dare qualche consiglio, così vedete anche un po' come si stendono, se sono omogenei o no. E vi lascio la clip con lo swatch di tutti i rossetti e via via farò col voice over di sottofondo la spiegazione, vi spiego come mi trovo e se ve li consiglio o no. Quindi niente ragazze, per me è stata mega veloce, io vi mando un grosso bacio, voglio ringraziare anche le nuove iscritte e mandarvi un grosso bacione, sono veramente contenta, spero che, insomma, possiate aiutarmi un pochino in questo canale anche dandomi qualche idea, qualche argomento nuovo da trattare. Sono tanto contenta, veramente. Quindi vi mando un grosso bacio e lasciatemi nei commentini, insomma, qualche commento per dirvi se vi ho aiutato, magari vi ho fermato all'acquisto di qualche tinta che non vi potete, insomma, che magari dallo swatch avete notato che effettivamente non è perfetta, o se avete anche voi qualche altra tinta viola da consigliarmi, da sconsigliarmi di acquistare o da consigliarmi di acquistare. Quindi niente ragazzi, vi mando un grosso bacio e vi lascio il video. Questo è il 914 di Kiko ed è il dupe di Rebel. E che dirvi, questo rossetto mi piace molto, ha una stesura molto omogenea, morbida e dura abbastanza. Rapporto qualità-prezzo ottimo, ve lo consiglio. Questo rossetto mi piace, ma ha una scrivenza particolare. Secondo me tende un po' a trascinarsi via se ci ripasso sopra più volte. Quindi non so, comunque è confortevole sulle labbra. La tenuta non è eccelsa, ma comunque è dura. Quindi non so se consigliarlo al 100% questo. Non so, comunque ha un bellissimo colore, potete notare. Quindi qua è un 50-50 secondo me. Ve lo consiglio a pieni voti. Questo è Smoked Purple ed è un matte. Come potete notare la stesura è un po' dura, però una volta sulle labbra la tenuta è ottima. Ve lo consiglio molto, è veramente un bel rossetto questo. Sulle labbra perché è sempre un satin e la stesura è veramente morbida. Dovete stare attenti un po' che non sbordi, cioè che si fissi bene, perché sennò tende un pochino a sbordare. Però anche questo è veramente un bel rossetto e ve lo consiglio spassionatamente. Pesantemente, anche perché come potete vedere
dal boccettino sembra molto 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 più scuro, sembra quasi un nero. In realtà vedete dall'applicazione che è veramente, non so neanche spiegarlo, chiaro, cioè non si stende bene e tende ad andare via subito, cioè non si fissa mai, rimane sempre morbido e per niente omogeneo, non ve lo consiglio assolutamente, no. Durata enorme, lo adoro, veramente confortevole, se volete stupire, questo è lo stesso fa il caso vostro. Finalmente una tinta che tinge davvero le labbra, questa è formidabile, ha una durata di 6 ore e più, è veramente qualcosa di stupendo, non ho mai trovato una tinta valida come questa ed è anche confortevole sulle labbra, tolto il primo velino non lo senti nemmeno più, non tinge più, rimane no transfert, è bellissima. Vedete come si stende male? Si tira via, non è per niente omogenea in nessun modo purtroppo, a differenza di altre tinte Wild che ho, questa qua della nuova collezione non è per niente riuscita bene come formulazione, mi dispiace tantissimo perché è un colore fenomenale, però vedete anche voi che non riesco a stenderla e mi dispiace tanto, però non ve la consiglio. Se volete vedere anche le altre tinte vi lascio il link qua nel pallino informazioni se vi va di andare a vederle tutte swatchate e niente, questo colore è veramente bello e mi piace veramente tanto, quindi questo ve lo consiglio davvero. Ragazzi, vi mando un grande grande bacio e vi auguro tantissimi auguri di buona Pasqua. Ciao!